Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video della rubrica Fantasmi. L'argomento che andremo a trattare oggi è un pochino ambiguo, in quanto si può classificare sia nella rubrica Fantasmi che nella rubrica Luoghi Infestati. Quello che andremo a visitare oggi è un bel castello, che non si trova qui da noi, ma si trova a Copenaghen, in Danimarca. Si tratta del castello di Dragsholm. Il castello è una meta molto ambita dai turisti, infatti volendoci si può soggiornare in quanto è adibito come albergo, quindi c'è chi ci va per mangiare e dormire, ma anche chi è interessato alla sua particolare storia. Si dice che questo castello sia infestato da ben 100 fantasmi ed è per questo che ho deciso di illustrarvi oggi la sua storia. Ci troviamo ad Orb, un piccolo paese distante circa 80 km da Copenaghen. Qui sorge un antico castello adibito ad hotel, con tanto di ristorante e dotato di una vista mozzafiato. Per quanto bello possa essere soggiornare in questo particolare hotel, potreste anche imbattervi in strane presenze. Il castello di Dragsholm è famoso per essere infestato da ben 100 fantasmi. Per conoscere la storia del castello e i motivi per cui ha così tanti ospiti, dobbiamo andare indietro nel tempo. Nel corso degli anni, il castello è stato oggetto di numerose contese da parte di molte famiglie nobili, che cercavano ovviamente di possederlo. L'edificio fu usato spesso anche in battaglie, combattimenti, e per questo motivo un gran numero di persone furono rinchiuse nelle sue prigioni sotterranee. È proprio in questa parte del castello che avvengono gran parte degli avvistamenti. Molte persone non sono mai uscite vive dal castello. Nei sotterranei e nei cunicoli girano molti dei fantasmi che lo infestano. Si presentano come figure incappucciate e per questo si pensa che fossero monaci. Capita spesso che durante le apparizioni si possa sentire anche un brusio di voci. Altre presenze, invece, sembrano mostrarsi vestiti di armature, che brandiscono delle spade. Molte delle persone che hanno visitato il castello, e di conseguenza anche sotterranei, hanno avvertito un senso di tristezza e dolore, accompagnato da ombre che li attraversano. Gli spiriti inquieti dei prigionieri appaiono sempre emettendo lamenti e pianti. Infatti, gran parte di loro furono condannati al rogo o ad altre pene. L'infestazione del castello è molto potente, tuttavia si conoscono bene tre delle entità che popolano il castello stesso. Il primo fantasma, che probabilmente sarà quello in cui vi imbatterete di più, è detto la Dama Bianca. La Dama Bianca era una ragazza di famiglia nobile, che al contrario di ciò che suo padre aveva scelto per lei, si innamorò di un servo. I due si incontravano segretamente nelle prigioni del castello, oppure all'aperto, al riparo da occhi indiscreti, ovviamente. Altri servi, però, scoprirono sul fatto la tresca dei due amanti e per farsi ben volere dal padrone di casa, gli raccontarono tutto. In quel momento il signore non era da solo in casa e aveva degli ospiti, e sembra che per non far brutta figura davanti a loro, non so precisamente su che base, decise di far bruciare sul rogo il ragazzo e poi di far mulare viva la figlia. Lasciarono aperta solo una piccola finestra per farle assistere alla morte del suo amato. Nel momento in cui il fuoco si spense, la finestra venne murata, lasciando la ragazza al suo orribile destino. Da allora il fantasma della giovane vaga nei sotterranei, disperandosi per non aver coronato il suo sogno d'amore. Potrebbe sembrare una leggenda, ma alcuni operai incaricati di restaurare una parte del castello trovarono una nicchia in cui c'era uno scheletro vestito di bianco. Il secondo fantasma che abita il castello è soprannominato la Dama Grigia. Lei è la protettrice del castello e dei suoi ospiti. La Dama Grigia era una serva che a un tratto della sua vita iniziò a soffrire di mal di denti. Si affidò alle cure di un dottore che le diede vari unguenti, ma che furono poi esaminati trovandoci dentro dello stramonio, una pianta velenosa. Questo causò la morte della donna.
Si dice che chi abbia avuto la fortuna di incontrarla abbia percepito uno strano senso di calma e un delicato profumo di fiori. L'ultimo fantasma è quello del conte di Bothwell. Egli era uno dei proprietari del castello, ma cadde vittima dei suoi vicini, che lo accusarono ingiustamente di stregoneria, mandandolo a morire nei sotterranei del suo castello. Si dice che appaia solo nelle notti senza luna nel giardino, in groppa al suo cavallo. Potreste anche sentire il cavallo scalciare, per poi affacciarvi e non vedere nessuno. A questo punto è innegabile che il castello sia ben popolato. Alcuni di questi potreste scoprirli anche voi, soggiornando nel castello. Adesso, come sempre, la parola spetta a voi. Cosa ne pensate di questa storia? È possibile che il castello sia veramente infestato dai fantasmi o è solamente una leggenda locale? E soprattutto, ci passereste una notte? Scrivetemelo in un commento qui sotto. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono e soprattutto non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina, in questo modo non vi perderete nessun video che caricherò e condividete anche questo video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima!